Buongiorno a tutti. Oggi mi vedete in versione naturale perché sono qui per girarvi un tutorial in collaborazione con Valentina. Il suo nickname è Valex Makeup e comunque vi metterò i suoi link giù nell'info box. Vi proponiamo un makeup utilizzando i prodotti della My Face Cosmetics. Non ho idea se metterà a fuoco. Vabbè, ci proviamo. Saluto Vale e la ringrazio per tutto, per le belle parole che ha speso per me. E niente, vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia e siate clementi visto che è il mio primo tutorial, perciò ho anche la luce sparaflesciata in faccia, perciò non so cosa vedrete. E fatemi sapere se vi piace e ciao. Ok, eccoci qua. Allora, io ho già truccato l'occhio sinistro, non so cosa vedrete. Ho applicato anche le ciglia finte con un po' di difficoltà e ho messo quelle della collezione Welcome to Las Vegas, queste qua, e niente. Allora iniziamo. Allora, intanto metto la mallettina. Io ho già applicato la crema viso, il contorno occhi e un po' di burro cacao perché ho le labbra distrutte. Allora inizio mettendo un po' di primer, in questo caso è lo Shadow of Innocence di Too Faced, che l'ho debuttato perché mi si era divisa la fase oleosa da quella cremosa. Lo applico col polpastrello su tutta la palpebra mobile e anche un po' sotto. Spero di rimanere inquadrata perché non vedo cosa sto registrando. Ok, la base viso la facciamo all'ultimo per ovviare al problema dei brillantini. Allora, inizio prendendo l'ombretto argentato, questo qua, e lo applico sulla palpebra mobile con un pennellino da ombretto, in questo caso era questo dell'Offerline, che era faceva parte di un set che avevo comprato tempo fa. Allora, prendo un po' di ombretto e lo applico picchiettando perché questi brillantini svolazzano da tutte le parti. Ok, lo applico bene su tutta la palpebra e lo sfumo leggermente sui bordi. Faccio lo sfumo leggermente creando una codina alla fine. Passiamo all'ombretto blu, questo, che lo vado ad applicare con questo pennello che è lo Smudge numero 14 di Sephora, che è questo ACI, spero che si inquadri. Allora lo vado ad applicare nella rima inferiore. Fino a due terzi dell'occhio. Ok.
poi lo vado a sfumare. Lo vado ad applicare anche alla fine della prima superiore e creo come qua, come dall'occhio sinistro, una codina. Lo sfumo all'infuori in modo che non rimanga un tratto netto ma sia bello sfumato. Più o meno ci siamo e non ho nemmeno fatto troppo casino con i brillantini. Perfetto. Allora, scusate ma ho il naso che cola leggermente. Allora, vado ad applicare il correttore. Questo è lo Skin Evolution di Kiko, è il numero 4, spero che si veda, ed è questo fatto in stick, per ora è il migliore che abbia mai provato. Lo vado ad applicare qua dal condotto lacrimale e sulla mia bella occhiaia viola applico e lo sfumo leggermente con le dita. Sembra scuro ma alla fine si fonde bene con il colore del mio incarnato. Anche perché la mia occhiaia è bella viola, perciò ho bisogno di qualcosa sull'aranciato. Scusate ma... prendo questi che sono il liquid liner Glam Line di Essence, è la numero 03, che ha questo scovolino, cioè scovolino, applicatore in plastica, e lo applico nel condotto lacrimale. Faccio una riga e la vado a congiungere con la riga blu che ho creato con l'ombretto. Spero che si veda qualcosa. In questo modo. Ok, adesso passiamo alla fase che io, anzi no, prima prendo questa palette di Sephora che l'ho comprata un po' di tempo fa, non ha un nome, ha questi 8 ombretti, prendo quello bianco con un polpastrello e ne applico un pochino sotto l'arcata, giusto per dare un po' di bene. Gioia delle mie gioie, ho scoperto che io ho fatto tutto il trucco ma la fotocamera non mi ha registrato tutto il video, perciò yeah, siamo felici. Niente, perciò per non struccarmi e dovermi ritruccare vi spiego gli ultimi passaggi. Allora, dopo aver applicato l'ombretto bianco sotto la carta sopraccigliare, ho fatto una riga sottile sottile di eyeliner lungo l'attaccatura delle ciglia
ma nemmeno un po' così, non troppo precisa, perché tanto poi sono andata a attaccarci sopra le ciglia finte. Spero che si possano vedere. L'ho attaccate con questa colla della Ardell, che è una colla trasparente, perciò non lascia residui bianchi, e non è di quelle colle che le applichi e bisogna aspettare 5, cioè 10 secondi, ma si può applicare subito la ciglia finta. Poi sono andata di nuovo a ritoccare l'eyeliner in modo da creare una linea definita. Poi dopo che ho finito, sono andata ad applicare un po' di fondotinta liquido della My Face Cosmetics con lo stripper brush, questo qua, il duo fibre della e.l.f. L'ho applicato un pochino giusto per uniformare il colorito del mio viso, e stranamente questa colorazione fa bene per il mio incarnato e mi ha uniformato bene il colorito senza lasciarmi stacchi. Ho fissato il tutto con la cipria minerale e.l.f., la Mineral Booster Sheer, utilizzando il pennello, questo si chiama Bronzer Brush ed è della Ricoh Tools. Lo avevo acquistato su eBay qualche tempo fa e poi ho terminato applicando il blush il 103 di Kiko, che ho quasi terminato. Yeah! Con questo pennello che è di Sephora ed è quello per le polveri minerali, molto bello. Se vi capita prendetelo, è 45 ed è questo qua. E con le dita ho applicato questo Pot Polish della Sleek nel color Electro Peach, che è questo bel pesca. L'ho applicato picchiettando sulle labbra e basta, il tutto è terminato. Mi spiace di non aver potuto registrare l'ultima parte, ma non me ne sono accorta e niente, vi prego apprezzate il mio sforzo, se non altro la prossima volta farò di meglio, e ringrazio la Vale per tutto, per la sua gentilezza, per le parole belle che ha detto su di me. Spero di poterla conoscere presto e niente, le mando un grosso bacio e buon capodanno a tutti, mi raccomando non sparate fuochi e niente, spero di riuscire a caricare il video in tempo e ci vediamo alla prossima, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, ciao!